nasce a Guidonia un centro contro la violenza sulle donne. Taglio del nastro a Guidonia per il nuovo centro Le Lune, dedicato alle donne italiane e straniere vittime di violenze e abusi. Già al lavoro lo staff di psicologhe, assistenti sociali, pedagogisti e avvocati che forniranno consulenze e assistenza legale, supporto psicologico, sostegno ai bambini, percorsi di integrazione delle donne immigrate, ma soprattutto accoglienza e ascolto. Un progetto sostenuto dalla provincia di Roma che nelle prossime settimane inaugurerà altri due centri a Zagarolo e a Castel Gandolfo. Torneremo presto per intervenire e integrare la qualità dei servizi con nuovi investimenti per i giovani, innanzitutto per le donne e per coloro che nel territorio hanno più bisogno. Purtroppo ancora oggi troppi episodi di violenza rimangono nel silenzio. Investire in nuove infrastrutture che offrono sostegno, ascolto, protezione e anonimato vuol dire aiutare concretamente le donne a denunciare gli abusi subiti e a farle sentire meno sole. La provincia a caccia di giovani talenti. Dare a tutti un'opportunità, uniche condizioni, non avere più di 35 anni e essere residenti nell'area metropolitana di Roma. Come risposta alla crisi del paese, la provincia di Roma lancia il cavalierato giovanile. È il nuovo riconoscimento che verrà assegnato ai migliori talenti italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno che si distingueranno per professionalità e competenze in campo universitario, scientifico, imprenditoriale, artistico o sportivo. Chiunque può votare il suo candidato under 35 collegandosi al sito cavalieratogiovanile.it fino al 20 marzo. Poi una giuria qualificata sceglierà i più meritevoli per l'assegnazione del riconoscimento. Il cavalierato è un modo di valorizzare ed esaltare tanti talenti che ci sono sul territorio e che spesso non trovano spazio perché, ahimè, in Italia poco si conta sulle capacità individuali, sui talenti, sulla meritocrazia e troppo sulle clientele, su il riproporsi sempre delle stesse facce, delle stesse persone, delle stesse idee. I campioni nascono in provincia. La maggioranza degli atleti italiani, secondo un rapporto del Censis, proviene dalle periferie delle grandi città e dalla provincia. Non fanno eccezione i nostri medagliati a Pechino 2008. Lo sport quindi è il più grande strumento contro il disagio giovanile e proprio per questo la provincia di Roma vuole sostenere ed incrementare il numero dei ragazzi che praticano attività fisica investendo in infrastrutture. Sono state già inaugurate tre scuole di Roma importanti, superiori, degli impianti sportivi polivalenti, ne sono in programma di completamento altri 12 e investiremo nelle periferie degradate della nostra città per tirare fuori i ragazzi dalla strada e nei comuni della provincia di Roma che sono realmente sprovvisti di infrastrutture. Questa è la maniera concreta per stare vicino al bisogno dei cittadini e soprattutto dei nostri giovani che vogliono e devono diventare i campioni del futuro. Giovani scrittori raccontano il territorio. 15 racconti scritti da giovani della provincia di Roma sono diventati un libro. Racconti di provincia è il nome del volume, una raccolta di esperienze e storie viste attraverso lo sguardo dei ragazzi che vivono tutti i giorni il loro territorio. È il risultato di un concorso letterario promosso dalla provincia di Roma che ha l'obiettivo di scoprire e comprendere le nuove problematiche dei giovani dando loro la possibilità di esprimersi grazie alla scrittura. Un modo per valorizzare la creatività e conoscere meglio quello che succede nel nostro territorio. Da un lato c'è una valorizzazione della creatività dei giovani sotto i 35 anni, dall'altro c'è l'idea che anche questi luoghi che noi attraversiamo magari velocemente, attraverso il loro sguardo possono essere rielaborati. Io credo che uno dei problemi che noi abbiamo è proprio questo, un paese bloccato perché non valorizza lo sguardo, la freschezza, l'impegno, la serietà, la capacità di chi è più giovane.